Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ma che cosa è successo il giorno dopo il ritorno di Conte con i suoi 209 miliardi sotto braccio? Beh, ci sono i malumori dei leghisti, il Movimento 5 Stelle brinda come se fosse Capodanno e c'è poi diverse reazioni nel Parlamento. Ma vediamo più nel dettaglio quello che è successo. La Santanchè parla di, in maniera ironica, di 92 minuti di applausi fantozziani, no? Vi ricordate Fantozzi quando prende 92 minuti di applausi per aver messo il direttore sui ceci a vedere la corazzata? Per un giorno e una notte intera, no? Vabbè, a parte gli applausi fantozziani che dice la Santanchè che ha ricevuto Conte, sono euforici nella maggioranza, euforici, soprattutto i 5 Stelle. Matteo Salvini, a chi gli chiede qualcosa, dice: beh, poteva andare peggio. Beh, sì, certo, potevano venderci alla Cina, potevano sbarcare gli alieni, potevano anche arrivare le cavallette. Questo dice Matteo Salvini, che poi parla di agricoltura e si complimenta con il senatore Giorgio Maria Bergesio, che gli ha regalato qualche bottiglia di Altalanga Coppo. Dice: a Matteo piacciono molto le bollicine, spiega il senatore soddisfatto. Ma Salvini spiega che nel governo non c'è niente da ridere. E dice: Conte più saldo, ma se hanno già ricominciato a litigare sulla legge elettorale. E poi io ci parlo con gli imprenditori, sono disperati. Sì, certo, arriveranno dei soldi, ma quando? Bisognava emettere dei buoni subito, e parla di buoni ordinari del tesoro, dei BOT. A giugno 2021 quelli non ci arrivano, dice Salvini, ma vi guardate in giro. Ieri sono stato a Piazza Navona, sembrava di stare sulla luna. E così Monica Crinna invece dice una bella lezione ad Orban: non si fanno sconti sui diritti umani. Ma la senatrice del PD ringrazia, non ci sta, anzi, a ringraziare i paesi, quelli cosiddetti frugali. Dice: basta, quella parola assurda. Ma quali frugali? Quelli sono egoisti schifosi. Schifosi? Sì, lo scriva, dice il giornalista, schifosi. Ecco, non proprio quell'armonia tra i popoli che si auspica per la nuova Europa. Ma si sa che anche gli olandesi stanno facendo a pezzi il premier Mark Rutte per aver regalato 209 miliardi agli italiani che non pagano le tasse. Realmente noi purtroppo siamo famosi per l'arte, la cultura, la cucina, le macchine, i motoscafi, i vestiti, le scarpe, il paesaggio, il mare, chi più ne ha più ne metta, ma siamo anche famosi perché un popolo che paga poco le tasse, una classe politica che non è capace a gestire un grande paese come l'Italia, una classe politica inadeguata, ma non solo l'ultimo governo. Tanti governi precedenti inadeguati a un grande paese come l'Italia. Il motore dell'Italia, l'imprenditoria, l'italiano, il genio italico non trova riscontro in questi quattro politici da strapazzo che non sono all'altezza di questo paese, ma sarebbero all'altezza di qualche paesucolo un po' così nel mondo. Beh, lì ci starebbero proprio a loro agio a dire cretinate dalla mattina alla sera. E quindi ovviamente, se ci pensate bene, come si fa a non biasimare questi stranieri che dicono: guardate, la terza economia del mondo, la terza economia europea, l'ottava economia del mondo, hanno una ricchezza delle famiglie che è enorme, è ad esempio tre volte quella degli olandesi, che hanno un reddito pro capite abbastanza alto, 56.000 euro a testa come reddito pro capite annuale. Quello degli italiani è molto più basso, intorno ai 33.000 euro, eppure la ricchezza degli italiani è molto più alta di tanti altri paesi.
E dicono, questi con questa ricchezza sperperano, regalano, non pagano le tasse, fanno il reddito di cittadinanza. E noi dobbiamo dargli i soldi. Noi, non tanto metaforicamente, ma realmente, tutti i paesi europei dovranno ogni anno pagare dei soldi in più per creare questo fondo di 750 miliardi. Quindi per questo che si parla di debito comune. Tutti i paesi, cioè il debito di 750 miliardi, vi faccio un conto, 750 miliardi diviso 27 paesi, allora il conto non è così perché i paesi pagano in proporzione alla loro economia, però facendo un conto così, alla cavolo, viene più o meno quasi 28 miliardi a paese. Lo dividete per 30 anni perché questo debito comune si pagherà dal 2026 al 2056, viene 920 milioni di media a paese all'anno. Capite che l'Italia pagherà, adesso vi faccio un conto così, 920 milioni per 30 anni pagherà i suoi 27 miliardi, ma ne riceve adesso in regalo 81,4. Quindi se fate 81,4 meno 27, l'Italia al netto ci guadagna 54,4 miliardi. Questi sono in più tra quelli che assieme anche agli altri paesi dovrà piano piano in 30 anni restituire. E quindi gli olandesi dicono, ma noi dobbiamo pagare questi soldi che poi principalmente il 25% di tutti questi 750 miliardi vanno all'Italia. Vanno all'Italia questi soldi principalmente, poi agli altri paesi. Quindi i paesi come l'Olanda pagano di più di quello che riceveranno per questo Recovery Fund. L'Italia è quello che prende di più di tutti ed è quello che pagherà poco rispetto a quello che ha preso. Questa è la realtà sulla quale non possiamo neanche nasconderci e incolpare anche gli altri stati. Andrea Marcucci giudica molto tecnico il discorso di Conte. Ha fatto bene, non è questo il momento di trionfalismi, anche se qualche festa per brindare potremmo organizzarla. Anche Matteo Renzi in buona forma è euforico anche lui. Appena finito di bacchettare il PD, tanto che si forma intorno a lui un capannello di senatori. L'avete presa bene, scherza il leader di Italia Viva. Marcucci lo prende in giro. Nel discorso hai detto amici del PD, ma non compagni, no? Quella parola non l'ho mai usata, dice, neanche in passato. Sempre stato un riformista, replica Renzi, che poi viene preso di petto dal leghista Alberto Bagnai. Ci hai regalato un momento di ilarità quando hai detto abdica, con l'accento sulla I, abdica. Renzi abbozza. Bagnai chiede indietro il suo Albertino. Che cos'è? La spilletta di Alberto da Giussano, dice il leader di Italia Viva. Gliene ho rubate 7 o 8. Mentre Renzi è un simpaticone in Senato, nel senso che lui si ferma a ridere, a scherzare un po' con tutti e di tutti i partiti. Probabilmente al leghista ogni volta gli ha fregato la spilletta ed è scappato. Dunque gliene avrò fregate 7 o 8 spillette di Alberto da Giussano, quello con la spada. Quindi Renzi non perde il buon umore, che ha appena proposto ai parlamentari di lavorare anche ad agosto per presentare il piano economico e dice: ho visto un sacco di facce felici quando ha detto agosto, ma l'ho detto apposta, tanto so che non se ne fa nulla. Scherzo, dice. Sorridente anche Paola Taverna dei 5 Stelle che dice: sono contentissima, meglio di così non poteva andare. Conte ora ce lo teniamo per qualche anno? La legislatura dura 5 anni. Per il resto, come si dice a Roma quando uno parla del futuro, vedremo. Beato chi c'ha un occhio. Io non l'ho mai sentito, però probabilmente dicono così a Roma. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.